E bentornati! Come state? Come sono andate le vostre vacanze? Soprattutto almeno voi le avete fatte, perché noi, chi più chi meno, non le abbiamo fatte. Dai. È proprio qualcosina. Perché noi siamo stacanovisti e noi teniamo a questo, a tutto ciò. Quindi siamo qui per voi. Voi invece fateci sapere cosa avete fatto e quanto vi siete scialati alla facciaccia nostra. Siamo qui con Punto alla Trama. Come dal vedete, vivo. Dal vivo, esatto. Prima novità. Con un metro di distanza. Lontano. Esatto. Dunque, siamo dal vivo e questa è la novità che vi continueremo a ripetere per i prossimi episodi a Iosa. Finché non mi andremo a noia sarà tutto dal vivo, sperando che non ci richiudano di nuovo in casa. In tal caso comunque noi non ci fermeremo. Abbiamo delle bellissime magliette, ma le vedrete anche queste per tutti i nostri video. E come immagino avrete nel frattempo capito dai vari video minatori che sono stati pubblicati, non pubblicheremo più video su Facebook, ma solamente qui su YouTube. Quindi se non ci mettete mi piace, non ci seguite, non vi iscrivete al canale, ve li perdete. Non riuscite a vedere quello che faccio. Peggio con voi. Ma oggi torniamo al nostro caro Shakespeare. E siamo con Sogno di una notte di mezz'estate, un'opera che gli attori e il pubblico tendenzialmente mette un po' d'accordo tutti. Gli attori sono felici di farlo, i registi sono contenti di mettere in scena, il pubblico si diverte sempre perché è un'opera poliedrica con tanto dentro, ma sarà molto difficile, ma ci sforzeremo di non dare giudizi perché saranno tutti per il tête-à-tête che vedrete la prossima settimana. Quindi diamoci dentro con la trama. La trama segue tre, diciamo, linee narrative. La prima e la principale è quella degli innamorati. Abbiamo la classica storia, due giovani ragazzi innamorati, Lisandro e Ernia, sono innamorati ma il papà non vuole, e te pareva, altrimenti qua la commedia non si sarebbe fatta. Il papà, che appunto invece l'ha promessa a un altro uomo, a sua volta tale Demetrio, innamorato anche lui di Ernia, quindi il padre di Ernia va dal duca, dal supremo conte di Atene, perché tutti sappiamo che Atene era un classico ducato, certo, nell'antichità classica, a chiedere appunto conto e ragione di questa roba qui. Ed è molto interessante perché appunto già con questo epilogo Shakespeare ci fa capire tutta la situazione. Egeo, il padre di Ernia. Vengo pieno di rancore ad accusare la mia creatura, mia figlia Ernia. Vieni avanti, Demetrio. Nobile signore, quest'uomo ha il mio consenso per sposarla. Vieni avanti, Lisandro. Mio grazioso duca, quest'uomo ha stregato il cuore di mia figlia. Tu, Lisandro, le hai donato delle rime e hai scambiato pegni d'amore con la mia creatura. E al chiaro di luna hai cantato alla sua finestra con ingannevole voce versi di finto amore, conquistando la sua fantasia. Con braccialetti dei tuoi capelli, anelli, gioiellini, bizzarrie, nacchere, cianfrusaglie, ninnoli e dolcetti, messaggeri di forte attrazione per la gioventù inesperta, con astuzia hai rapito il cuore di mia figlia e hai mutato l'obbedienza dovuta a me in cocciuta protervia. E se, mio duca grazioso, lei non acconsentirà davanti a vostra grazia a sposarsi con Demetrio, io chiedo l'antico privilegio di Atene. Essendo mia, posso disporre di lei e la darò a questo gentiluomo, oppure alla morte, secondo la nostra legge immediatamente applicata in questo caso. Teseo, il noto duca, il grazioso duca della situazione, invece appunto dà ragione ad Egeo, quindi dice la fanciulla, pensaci bene, guarda che tra un matrimonio forzato e la morte o il convento, insomma, fatti due conti. Ma, di nuovo, altrimenti la commedia non ci starebbe, i due non ci stanno e quindi decidono nottetempo di scappare nel bosco e di andare da un parente di lei, credo, non mi ricordo, o di lui, comunque da un parente che li avrebbe accolti, fatti sposare e dove potessero vivere felici e contenti per tutta la vita. Se non fosse che hanno una geniale idea. Ernia è molto amica di Elena, amica di infanzia, sono cresciute insieme, hanno un po' il classico rapporto di amore e invidia più che amore e odio, perché si invidiano l'un l'altra delle cose, in particolare Elena, che è piuttosto lamentosa, invidia tanto Ernia perché la crede più bella di lei e quant'altro. Elena innamorata di Demetrio. Elena, che a sua volta è innamorata di Demetrio, quindi non solo invidiosa della bellezza di Ernia, più rosica perché pure Demetrio, il suo innamorato, vuole quell'altra e non si fila manco di striscio la povera Elena.
Tutto ciò Ermia, non si sa se per ingenuità o perché forse non lo sa appunto, dice guarda, incontra Elena per strada, dice guarda, noi non dirlo a nessuno, mi raccomando, non dirlo a nessuno, e sappiamo come va a finire quando lui dice non dirlo a nessuno, noi scappiamo, ciao, è stato bello, mi mancherai, tante cose, e scappa. Elena, dall'alto della sua genialità, dice ma se io dicessi a Demetrio che la sua innamorata è scappata con un altro, lui mi amerebbe. Certo. Io ancora non ho capito quale sia il ragionamento, ma lei l'ha fatto, quindi Elena va a dire a Demetrio, guarda che la tua innamorata sta andando con un altro, e lui ovviamente dice, ah, la inseguo, ed Elena che rimane lì dice, vabbè, ti inseguo anch'io. Quindi morale, sono questi quattro disgraziati che scappano al bosco, nel bosco con chi insegue chi, in maniera confusa. Se non fosse che si inserisce la seconda sottotrama, potremmo dire in questo caso la sottotrama comica, perché è un po' quello anche se c'è una tragedia. Il bosco è abitato dalle fate, in particolare dal re e dalla regina di fate folletti, che sono sua maestà Oberon e sua signoria Titania, che hanno un rapporto un po' particolare. Si amano molto, però appunto si tradiscono continuamente, si rinfacciano gelosie e tradimenti, e in particolare sono in lotta per il possesso di un fanciullo indiano. Litigano talmente tanto che a un certo punto c'è quasi una rottura. Oberon appunto si caccia una vicenda, portandosi via appunto Titania, le sue fate, e Oberon i suoi folletti, e guarda, finché questa storia non si risolve non ti voglio più vedere. E Oberon ha una geniale idea, manda il suo fidato servo Puck al secolo Robin Goodfellow, praticamente Roberto con compagni esatto, a prendere un fiore che secondo la leggenda Cupido, a cui secondo la leggenda Cupido lanciò per sbaglio una freccia, quindi si tinse di questo amore concentrato, una viola del pensiero, per far innamorare Titania di chissà quale, del primo mostro capitato per strada, perché così poi potesse fondamentalmente percularla per un po' e farsi dare il paggetto di questo fiore, esatto, sugli occhi, e potesse rivelare il paggetto appunto fondamentalmente sotto minaccia. Se non fosse che mentre lì che pensa queste cose, intravede, assiste anzi, alla scena di Elena che insegue e si umilia con Demetrio, appunto chiedendogli a gran voce di amarla, e lui che dice appunto lasciami stare, c'ho da fare, devo inseguire quell'altra. Quindi Oberon, che assiste a questa scena, dice ma guarda un po' che cattivo ragazzo questo ragazzo, chiama Puck e dice guarda, già che vai a farmi innamorare Titania del primo mostro che capita a tiro, fammi innamorare un po' questo ragazzo, anzi no, non glielo indica, proprio questo è il problema. Dice, c'è una coppia nel bosco. Lui vestito da teniese, lei pure. Dice, metti queste gocce sugli occhi di lui, così lui si innamora di lei e pace è fatta. Se non perché praticamente lui, quando uno si sveglia... Esatto, si innamora della prima cosa, della prima persona che vede. O del primo mostro, nel caso di Titania. Puck esegue, ma appunto non sa di chi stiamo parlando, quindi intravede due vestiti in abiti atenesi, diranno ah, sono loro, indovinate un po', invece sono Lisandro ed Ermia, che invece si amano. Quindi, ricapitolando, a Lisandro vengono versate le gocce, Lisandro si innamorerà della prima creatura che vedrà una volta aperti gli occhi. Indovinate un po', qual è la prima creatura che vede appena lui apre gli occhi? Elena. Perché Elena, sveglia com'è, li trova, quindi vede Lisandro per terra e vorrete mica che pensi sta dormendo, penserà oh mio Dio è morto, e va a svegliarlo, e prova a svegliarlo, e mentre lui si sveglia vede lei e si innamora perdutamente di lei. Elena, che ricordiamo si è sempre vista come la sfigata di turno, la sfigata del villaggio, non ci crede manco ammazzata, quindi dice ah vabbè, mi state facendo uno scherzo, dove sono le telecamere, qua siamo su scherzi a parte, e quindi dopo un po' che Lisandro insiste scappa. Si sveglia anche Ermia, che non trova Lisandro, il suo innamorato, il suo fedelissimo innamorato, al suo fianco. Fa una tirata abbastanza commovente, possiamo dirlo, in cui appunto lei sogna di essere uccisa da un serpente, questo serpente in realtà è il suo innamorato, quindi insomma si sveglia sudata e in preda agli incubi, non trova il suo amato e quindi lo va a cercare. Ricordiamo che siamo in pieno bosco nell'antica Grecia, e questi quattro si sono praticamente persi, ciascuno che segue l'altro senza sapere dove stia. Ma, sotto trama comica numero 3,
la più geniale, abbiamo una compagnia di artigiani che viene incaricata dal duca di rappresentare una qualunque commedia o tragedia, in questo caso una tragedia, per appunto esibirsi il giorno delle nozze del duca stesso, esatto, di Zero. E c'è la chiamata agli attori, quindi scopriamo insomma chi deve interpretare questa tragedia. Tu, Nick Bottom, tu devi fare Piramo. E che cos'è Piramo? Un amoroso o un tiranno? Un amoroso che si uccide eroicamente per amore. Per recitare bene, dice Bottom, questa parte ci vogliono un po' di lacrime. Se io la recito, il pubblico badi agli occhi, scatenerò uragani, ci metterò anche un po' di dolore. Pensiamo al resto. Certo, la parte che io posso fare meglio è quella del tiranno. Potrei fare ottimamente Ercole o una parte da cattivo da fare a pezzi il teatro. Le rocce ruggenti, le scosse tremanti spezzeranno le porte delle prigioni e il carro di Febo splenderà da lontano scuotendo e distruggendo gli stupidi fati. Oh, grande! Ora nomina gli altri attori. Questa è la vena di Ercole, la vena del tiranno, un amoroso, è troppo commovente. E poi il capocomico chiama gli altri attori, dà gli altri ruoli, dice a uno degli attori: tu sei Tisbe. No, posso farla io, Tisbe, dice Botto. So, posso coprirmi la faccia, fammi fare Tisbe. Parlerò con una voce mostruosamente piccola. Oh, Tisbe, Tisbe, oh, Piramo, amore mio, caro, sono la tua Tisbe, la tua amata signora. Eh no, è il capocomico, allora, stai buono, devi fare l'amoroso. Allora il capocomico chiama e dice: facciamo il leone, la parte del leone. No, fammi fare anche il leone, dice Bottom. Ruggirò in modo che chi mi ascolterà farà male, sarà male. Ruggirò in modo da far dire al duca: fatelo ruggire ancora, fatelo ruggire ancora. E il capocomico: si spaventeranno. Ah sì, si spaventeranno a morte. E allora io abbasserò la mia voce al punto che ruggirò dolcemente come una colomba ancora non svezzata. Ruggirò come fossi un usignolo. Questo era Botto. Insomma, fascio tutto. Voleva fare tutto. Mega domare. Quindi torniamo ai nostri quattro innamorati, che al momento sono così composti. Ermia che insegue Lisandro che si è innamorato a causa di Puck, di Elena che non ci crede e scappa, e Demetrio che è ancora lì. Se non fosse che Oberon si rende conto del casino fatto da Puck, quindi lo prende per un orecchio, cioè va immediatamente a risolvere il casino. Puck cosa fa? Fa innamorare Demetrio di Elena, almeno questa è la zeccata. Se non fosse che così, però ci sono Lisandro e Demetrio innamorati entrambi di Elena, che dice: ma allora mi state veramente prendendo per i fondelli? O cosa? In tutto ciò arriva anche Ermia che dice: ah, tu mi hai fregata l'uomo, non ti bastava Demetrio, ti pigli pure il mio uomo. S'azzuffano, litigano, eccetera. Lei dice: ma allora siete proprio tutti e tre, ma allora è un complotto, tutti quanti ce l'avete contro di me. Insomma, litigano e il gruppo si disperde, anche perché gli uomini, da bravi galletti di quartiere, appunto dicono: ah, la femmina mia, no, la femmina mia, combattiamo. A questo punto Oberon non ce ne fa più, ci prende Puck e ci guarda: hai fatto un disastro, risolvila. Puck adesso ce la fa finalmente, si concentra e ce la fa. Fa cadere la notte, quindi i due duellanti vengono dispersi perché appunto non vedono dove vanno, in più lui imita una volta la voce dell'uno e una volta la voce dell'altro, quindi li fa separare, li fa addormentare tutti e quattro e li fa innamorare così come doveva essere. Quindi Lisandro ritorna ad amare Ermia e Demetrio, che povero Cristo in realtà di Elena non ne voleva nemmeno sapere, si ritrova innamorato di Elena. Nel frattempo ancora Titania è ancora sotto l'effetto delle gocce della viola del pensiero. E di chi si innamora? Si innamora proprio di Bottom, la cui compagnia è andata a provare proprio nel bosco. Guarda un po', questo bosco è un porto di mare, un bosco di mare. Che nel frattempo Puck, perché gli girava, ha trasformato in un asino. Quindi Titania si innamora di quest'asino. E quindi, insomma, gli promette una serie di cose, ma il primo incontro è di un romanticismo smielato. Lei si sveglia. Quale angelo mi sveglia nel mio letto fiorito? Ti prego, gentile mortale, canta ancora. Il mio orecchio si è innamorato del tuo canto e il mio occhio è rapito dalla tua forma. La forza della tua bellezza mi costringe al primo sguardo a dirti, anzi
a giurarti che t'amo. Non desiderare uscire da questo bosco, che tu voglia o no rimarrai qui. Io sono uno spirito di rara qualità. L'estate è al mio servizio e t'amo. Perciò vieni con me. Metterò fate al tuo servizio, che ti porteranno gioielli presi in fondo al mare e canteranno per te che dormi su un giaciglio di fiori. Ricordiamo che il canto di cui si innamora Titania è un ragliare di botto perché si trova con questa testa d'asino e non sa come fare. Ma torniamo ai nostri quattro amanti, che come dicevamo sono accoppiati in una maniera che a Shakespeare piaceva così, quindi due amanti che si amavano, quelli sono ritornati ad amarsi dalla vicenda, gli altri due, con buona pace di Demetrio, sono felici accoppiati e contenti, accoppiati a forza per la gioia di Elena, che magari stavolta smette di lamentarsi e di fare la parte della sfigata. Se non fosse che, tornando di nuovo a chiudere anche la prima trama principale, il buon Teseo con la sua futura moglie Ippolita stanno andando a cavallo, indovinate dove? Nel bosco. Vabbè, sembra esserci solo il bosco in Atene. Trova questi quattro amanti, a seconda delle versioni di come le intendono i registi, insomma, mezzi nudi, mezzi o poco vestiti, insomma, in chiari atteggiamenti teneri, diciamo così. Dice, oh, che belle coppiette, sai che c'è quasi quasi... Dico ad Egeo che non se ne fa niente, mi piacciono così come sono belli accoppiati, mi gira di fare le dofine, quindi sposiamoli. E quindi, già che dovevano sposarsi, appunto, il duca Teseo con Ippolita, fanno un matrimonio di tre coppie. Matrimonio nel cui c'è la famosa rappresentazione di Piramide e Tisbe, opera di questi artigiani, per non dire di questi cani maledetti, che poveri cristi, appunto. Ma qualcuno di loro, come Bottom, credo di sapere citare, ma non l'ho mai toccato un palco in vita loro, e in un qualche modo la cosa va bene. Doveva essere una tragedia, viene scambiata per una commedia, tutti ridono, quindi insomma quest'opera vince anche la tensione con le altre rappresentazioni, perché appunto risulta essere la più divertente. In tutto ciò Cook, che non era abbastanza di fare casino, si intrufola pure nella rappresentazione degli attori e fa un personaggio. Quindi alla fine, quando tutti quanti se ne vanno a casa felici e contenti, ciascuno a consumare le proprie nozze, Puck si ritrova da solo con il pubblico, sfonda a testata la quarta parete, si rivolge direttamente agli astanti e dice: «Se noi ombre abbiamo offeso, si rimedia, se pensate. Son visioni, dormivate. Questo fragile e ozioso argomento, al pari di un sogno incoerente, gentili signori, non criticate. Noi rimedieremo se voi perdonate. E, parola di Puck, se per fortuna scamperemo alla lingua di serpente, ammenda faremo sì, di repente. Puck altrimenti chiamate bugiardo. Buonanotte a tutti quanti. Le mani muovete se amici siete. E Robin, in cambio, ammenda farà». Ecco, Puck gli auguriamo buonanotte, buon pomeriggio, buona mattina, a seconda di quando state guardando questo video anche noi. Non prima di avervi ricordato di mettere un bel mi piace a questo video. B, iscrivervi al nostro canale, accanto a mi piace c'è una cosa, ho scritto iscriviti, fatelo, magari attivate anche la campanella così siete sempre aggiornati, e andarci a mettere mi piace anche alla nostra pagina Facebook e al nostro canale Instagram, sempre Non fate caso a noi, ormai ci trovate dappertutto così, e ci vediamo la prossima settimana con il nostro tete a tete in cui parleremo di Sogno di una notte di mezz'estate. Ciao! Ciao!